questa Troia, che ancora serge intatta sulle sue fondamenta innanzi a noi, sarebbe a terra. Ed Ettore, la spada, priva sarebbe già del suo padrone, se non fosse per perdurar tra noi delle cause che sto per denunciarvi. Ogni prerogativa di comando se è negletta. Guardate intorno a voi quante elleniche tende fanno vano in questa piana, altrettante fazioni vanno egualmente vano. Se la comunità non è l'alveare al quale prestan tutte il loro concorso le api operaie, qual miele mai ci si potrà aspettare? Se l'alte gerarchie si coprono la faccia con la maschera, avviene come in ogni mascherata che l'ultimo ed il primo si confondano. Anche i cieli, i pianeti e questa terra che sta al centro di tutto l'universo rispettano per primi tra di loro grado, priorità, collocazione, stabilità, stagione, forma, moto, rapporto, impiego, ruolo di ciascuno. Tutto in base ad un criterio d'ordine, onde il sole, il glorioso astro fulgente, sta in nobile eminenza sul suo trono e nella sfera sua, tra le altre stelle, e l'occhio suo che ridona salute, converte in buoni i perniciosi influssi dei cattivi pianeti, e senza ostacolo, rapido come l'editto d'un re, raggiunge tutti, buoni e cattivi. Quando però i pianeti, tra loro umanamente mescolando il loro moto, cadono in disordine, quali mai pestilenze sulla terra, e mostruosi portenti, e mare in rabbia, e terremoti e tempeste di venti impetuosi per opposti ardori. Grandi paure, mutamenti, orrori, deviano con violenza, fanno a pezzi, schiantano, svellono dalle radici dell'ordine per loro prefissato l'operosa unità e delle classi il sereno, fruttifero connubio. E quando è scosso l'ordine gerarchico, che scala ad ogni più elevata meta, la società è malata. Come potrebbero le istituzioni, in una società organizzata, le gerarchie scolastiche, le diverse civili associazioni, i traffici tranquilli tra le due sponde, i diritti di primogenitura e di famiglia, le prerogative riservate all'età, alle corone, agli scettri, agli allori, restar salde nella loro naturale posizione, se non seguendo un ordine gerarchico. Togliete via quell'ordine, mettete fuori tono quella corda e sentirete quale stonatura. Ogni cosa confliggerà con l'altra, dissolvendosi. L'acque contenute gonfieranno i loro petti sopra gli argini fino a fare un'informe pappamolla di tutto questo consistente globo. La forza bruta diverrà padrona del debole e il figlio disumano colpirà a morte il più debole padre. Solo la forza diverrà diritto, o piuttosto il diritto ed anche il torto. E in mezzo all'eterno lor contrasto siederà la giustizia. Non si saprà più chi è l'uno e l'altro, e la giustizia perderà il suo nome. Tutto si assomma allora nel potere assoluto, ed il potere s'assomma alla sua volta nel volere, e questo in insaziabile ingordigia, e l'ingordigia, lupo universale, forte di questo duplice sostegno del potere e volere, fatalmente farà dell'universo la sua preda, fino così a divorar se stessa. Ecco, grande Agamennone, il disordine, che, una volta strozzato che sia l'ordine, farà seguito al suo soffocamento. Ed è per colpa dell'inosservanza dell'ordine sociale stabilito che un passo dopo l'altro va a ritroso tutto ciò che dovrebbe andare avanti. E allora il comandante è dileggiato da chi d'un solo grado gli sta sotto, e questi
da chi sta sotto di lui. E così, sull'esempio di quel primo, ogni inferiore spregia il superiore e cresce in tutti un'invidiosa febbre di livida ed esangue gelosia. È questa febbre che tra noi serpeggia, Agamennone, e tiene in piedi Troia, non già il suo esercito. È questo, a voler tagliar corto, il succo di questo mio troppo lungo discorso. Troia riposa non sulla sua forza, ma solo sulla nostra debolezza.